carabinieri della stazione di Rieni, congiuntamente ai colleghi del NOE e del gruppo dei carabinieri forestali NIPAF di Torino, hanno controllato e perquisito una società che effettua trasporto, stoccaggio, cernita, trattamento e smaltimento di qualsiasi rifiuto industriale, sia pericoloso che non pericoloso. Sono specializzati nell'avvio e recupero di ogni tipologia di carta e cartone, sia nel territorio europeo sia in quello extraeuropeo, con sede legale in Torino e impianto operativo a Piobisi Torinese. L'amministratore delegato e la moglie, in qualità di socia, sono stati denunciati a vario titolo per inosservanza delle prescrizioni nella gestione dei rifiuti e gestione illecita dei rifiuti e per ricitazione di 128 scope elettriche di dubbia provenienza. Nel deposito sono state stoccate 500 tonnellate di rifiuti speciali, non pericolosi, in aree interne ed esterne ai capannoni, in violazione delle prescrizioni, in termini di quantità, smaltimento e sicurezza antincendio del tessuto unico ambiente.